Andiamo. Ok. Possiamo andare, perfetto. Allora, ci siamo costruiti, insomma, un po' questo, come ci avete pensato a pranzo, quindi adesso possiamo andare più spediti. Adesso dobbiamo cercare un po', abbiamo un quadro di problematiche abbastanza ampio che ci conducono al nostro problema originario, che è quello della disoccupazione. Adesso dobbiamo cercare di capire un po', di raggruppare, insomma, per aree omogenee questi problemi che abbiamo individuato, e quindi cercare, insomma, un po' di ridurli e schematizzarli in modo che ci possano poi servire per costruire il nostro progetto. Dottore, mi permetto di fare un'introduzione per Luigi Salvatore, che non c'era stamattina. Praticamente stamattina abbiamo individuato quello che secondo noi è uno dei problemi più gravi dal punto di vista, diciamo, il macro problema territoriale. Sì, esatto. E poi abbiamo cercato di individuare tutte quelle che possono essere le cause che secondo noi hanno provocato o provocano questo grosso problema della disoccupazione. Semplicemente qui. Ok, chiaro. C'è anche un nuovo acquisto. Ok, perfetto. Allora, vabbè, l'altro poi lo vedo. No, vabbè, vediamo alla fine, sennò poi guardandoli tutti e due. Allora, vediamo un po' di raggrupparli. Insomma, voi riuscite a leggerli? Allora, vediamo un attimo, ve li leggo velocemente. Delocalizzazione, partendo da qui, abbiamo delocalizzazione, marginalità dei territori, costo del lavoro, carenza di trasporti pubblici, mancanza di formazione specialistica, scarsa propensione imprenditoriale, abbandono scolastico, scarsi servizi di intermediazione, scarsa accessibilità per i disabili, eccessiva specializzazione del lavoro, carenza di servizi pubblici, mancanza di innovazione, mancanza di visione strategica nel turismo, difficile inserimento nel lavoro per gli svantaggiati, eccessiva concentrazione in settori tradizionali, inadeguati servizi di orientamento, scarso accesso a internet, mancanza di incentivi per gli over 25, sistema sbagliato di incentivi, aumento dell'età lavorativa, difficoltà di accesso al credito, criminalità e scelte politiche sbagliate. Adesso dobbiamo cercare di individuare quelli che si somigliano, quelli che sono più o meno all'interno di un possono essere fatti rientrare in un cluster, diciamo, in un'area omogenea. Ad esempio, che so, la delocalizzazione potrebbe andare, delocalizzazione ovviamente si intende imprenditori che spostano all'estero o fanno i loro investimenti all'estero. E questo riduce praticamente l'occupazione locale. Il costo del lavoro può essere abbinato con questo tema. Il sistema degli incentivi, questi sbagliati o questi over 25? Quelli sbagliati. Ok. Mettiamo anche gli over 25. Scelte politiche sbagliate. Ok. Che cos'altro ci possiamo mettere qui in questo discorso della marginalità dei territori? Ci può entrare con la delocalizzazione? La marginalità dei territori? Poi prendiamo ad esempio, apriamo un altro fronte, la mancanza di formazione. Sì. Mancanza di formazione, con cosa la possiamo abbinare? Abbandono scolastico. I servizi di orientamento. C'è anche difficoltà, ci sta il credito, questo è il primo gruppo. Qui? No, sì.
Forse non so, la scarsa comprensione imprenditoriale può essere frutto della mancanza di formazione o di adeguati servizi di produzione, di orientamento. No, sono degli istruttori che vengono da parte di imprenditoriale, cui dovrebbe parlare di interessi. Forse l'intermediazione qui la possiamo mettere, o no? No? Andiamo avanti, la carenza di trasporti pubblici, carenza di servizi, cosa ci possiamo, l'aumento dell'età lavorativa può andare in qualcuno di questi o è un'area ancora a parte? Il fatto che vadano in pensione più tardi e quindi si... Mettiamo come area a parte? Sì. Scarsa accessibilità ai disabili la possiamo mettere qua. Questa concentrazione in settori tradizionali? Con l'imprenditoria che però dove l'abbiamo messa? Qui? No, ancora non l'abbiamo spostata. Sì, la concentrazione in settori tradizionali con l'imprenditoria. Inserimento lavoro, servizi per l'inserimento al lavoro degli svantaggiati, eccessiva specializzazione del lavoro, mancanza di innovazione, mancanza di visione strategica. Qui? Sì, con i settori tradizionali. Ok. Sì. Poi c'è rimasta la criminalità, che va bene per tutti i gusti, ma c'è sempre una quota di criminalità. E la scarsa accessibilità a internet dove la possiamo mettere? Possiamo anche considerare nei servizi qua. Ok. Poi se inserimento lavoro di svantaggiati, servizi di intermediazione, mancanza di visione strategica e specializzazione del lavoro ci sono rimaste. Mancanza di visione strategica, appunto la delocalizzazione. Mancanza di visione strategica, dobbiamo metterla qui? È d'accordo? Mettiamo a sé stante. C'è rimasta la eccessiva specializzazione del lavoro. Dove possiamo metterla? Nel cluster della formazione. La formazione. Poi c'è l'inserimento del lavoro per gli svantaggiati e scarsi servizi di intermediazione. Servizi li mettiamo di qua anche. Ok, allora questo lo riportiamo qua su se non si vede. Allora ci sono venuti fuori 6 aree, vediamo se vogliamo fare qualche spostamento. Qui abbiamo eccessiva concentrazione in settori tradizionali, scarsa propensione imprenditoriale e mancanza di innovazione. Qui c'è la criminalità che è buona per tutti i gusti, scelte politiche sbagliate e mancanza di visione strategica stanno lì. Lì abbiamo una serie di servizi pubblici, scarsi servizi di intermediazione, scarsa accessibilità a internet, scarsa l'accessibilità per i disabili. Scarsi i servizi per l'inserimento al lavoro degli svantaggiati, carenza di servizi pubblici e carenza di trasporti pubblici. Qui c'è un'area formazione, mancanza di formazione specialistica, abbandono scolastico, eccessiva specializzazione del lavoro, inadeguati servizi di orientamento. Cioè che ci sono troppi, per esempio, che vogliono fare gli insegnanti a scuola
e non sono, diciamo, in grado di riciclarsi perché sono specializzati su settori che non sono più diciamo, poiché ci sono solo settori tradizionali che hanno, ok, mettiamo qua. Perché sono in settori diversi, diciamo. Però qua abbiamo messo che manca la formazione. No, noi la mancanza di formazione l'abbiamo messa. Qui, diciamo, qui il tema è che le specializzazioni in alcuni settori, diciamo, sono diverse rispetto a quelle che servono, insomma, mi pare di capire. No? Si trovano determinate figure in aree che non hanno più sbocchi, mentre invece mancano figure che servirebbero in altri settori dove non c'è abbastanza formazione. Ok. Poi qui abbiamo la difficoltà di accesso al credito, delocalizzazione, sbagliato il sistema di incentivi, marginalità dei territori, alto costo del lavoro e mancanza di incentivi per gli over 25, cioè eccessiva concentrazione sui giovani. Altri volete fare qualche spostamento? Qualche dubbio? L'imprenditorialità sta qua. Con l'innovazione, i settori tradizionali, eccetera. Vogliamo toglierlo? Troppo generico. Ok, togliamo. Va bene per tutti i gusti. Ok, ci rimane questo aumento dell'età lavorativa isolato, possiamo accorparlo a qualcuno degli altri? E l'aumento dell'età lavorativa è lo stato in quanto non ti di nuove generazioni di entrare il mondo del lavoro, che non liberano poco. Senso, come certo. Penso che quella è una risposta di scelta politica. Una scelta politica, vogliamo accorparla qua con le scelte politiche? Sì, perché comunque è un discorso di scelte strategiche. Ok, allora ce ne sono rimasti a questo punto 5, vediamo come li vogliamo chiamare. Allora, questo cluster, quest'area qui, eccessiva specializzazione del lavoro, mancanza di innovazione, scarsa propensione imprenditoriale, eccessiva concentrazione in settori tradizionali, come la vogliamo chiamare? Per sintetizzare questi quattro aspetti. Come titolo? La sintesi è sempre più difficile. 1, 2, 3, 4 Ha risolto velocemente. Uno sforzo su. Comunque il primo percorso è, ma sintetizzando il marco problema sì. Allora, forse quello più facile, quello è formazione, ad esempio. Quello è formazione. Aggiornamento professionale. Ah, poi chiamiamolo formazione, dai. E questo è il primo titolo, l'abbiamo trovato. Poi
servizi quello lì? Attrattori in che senso? Come attrazione di investimenti, attrazione in questo senso? Sì, di tipo geografico e economico. Distrattori. Attrattori economici. No, è qualcosa che lontano, no? No, contro, c'è nel senso che appunto una mancanza di... Mancanza di attrattori? Quello, chiamiamoli attrattori. Vabbè, lasciamolo così, tanto questi sono titoli. Ok. E c'è rimasto quell'ultimo. Investimenti, oppure... Investimenti? Investimenti. C'è rimasto quinto, la quinta area. Ok. Ora voi vedete sul vostro, sul fogliettino che avete. Noi siamo partiti dalla definizione di un problema, che è questo della disoccupazione, e abbiamo costruito, diciamo, cinque aree di cause che generano questo problema occupazionale sul territorio. A questo punto abbiamo, come dire, fatto quella che i tecnici definiscono come l'albero dei problemi, e che dentro i bandi, dentro i formulari dei bandi, individuate in genere come analisi del contesto, la si chiama in vari modi, ma la logica è quella: individuiamo qual è il problema su cui agire e sostanzialmente cominciare a dimostrare la conoscenza di questo problema. Quindi noi abbiamo ragionato su più problemi, ne abbiamo focalizzato uno, quindi stiamo costruendo un progetto che deve avere come obiettivo quello di risolvere il problema occupazionale, diciamo, nel Salento. Abbiamo individuato, studiando il problema, abbiamo individuato una serie di cause, e a questo punto nel nostro progetto dobbiamo costruire la modalità per risolvere ciascuna di queste cause, o parte di queste cause, o una di queste cause, al fine di arrivare a risolvere il problema iniziale. Quindi a questo punto quello che dobbiamo fare è trasformare questi problemi nelle soluzioni e ragionare su ognuna di queste macro aree e sulle cause che sono accorpate per capire come si può risolvere il problema. Da dove vogliamo partire? Vediamo. Cominciamo a sceglierne uno, quello che secondo voi è più rilevante. Questo tema della formazione che non è adatta, il tema dei servizi che non sono adatti, la politica, scarsità di attrazione, diciamo,
di queste aree per vari motivi, il costo del lavoro alto, eccetera, eccetera, o scarsi investimenti. Posso chiedere una cosa? Sì. Visto che sono arrivata in ritardo, sì, purtroppo, perché sono stata in provincia, quindi sono tornata alle 2:30. Il problema che viene affrontato della disoccupazione è in linea generale? Sì, generale. Generale. Dite voi, io come voi dite, io investimenti. Allora cominciamo dagli investimenti. Allora, qui sì, abbiamo individuato queste quattro cause che, diciamo, fanno sì che ci siano scarsi investimenti, e la scarsità di investimenti porta a una scarsa occupazione. Adesso dobbiamo agire su queste cause. L'eccessiva specializzazione del lavoro, come la possiamo combattere? Adesso qui dovete ragionare sulla soluzione, non più sul problema, quindi bisogna ribaltare la vostra logica e la logica che abbiamo usato fino a questo momento e ragionare sulla soluzione, che è più difficile. Abbiamo eccessiva specializzazione del lavoro, era intesa come abbiamo detto prima, quindi ci sono alcuni settori che sono ormai, diciamo, sovraffollati, come la scuola si diceva stamattina, e dove però continua a esserci richiesta di persone che vogliono, o come alcuni settori artigianali, alcune produzioni, che sono tessile per esempio, insomma, che erano e che adesso non sono più in grado di assorbire, però poiché ci sono molte persone formate per fare quel tipo di lavoro, non sono in grado di farne altri e quindi si crea questa disoccupazione dovuta a questo fatto. Come si può agire per risolvere questo problema? C'è da dire che una persona che ha perso il lavoro, e noi lo sappiamo che giornalmente, non è più sicuro. Allora, una persona che ha fatto per 20 anni un tipo di lavoro, chiaramente sa fare solo quello, come diceva lei, quindi pretendere, diciamo, da un cinquantenne di inserirlo in un altro lavoro completamente diverso, una persona che non sa usare per esempio il computer, e la maggior parte adesso delle richieste sono almeno conoscenze basilari di computer, che non conosce le lingue, perché parliamo di gente per esempio che ha fatto solo la terza media, mm-hmm, e che quindi ha una cultura bassa. Mm-hmm. Quindi si dovrebbero incentivare, al mio modesto parere, corsi di formazione per quella fascia d'età che ha perso il lavoro e che difficilmente riesce a trovare un altro. Mm. Quindi anche le aziende che si propongono ad assumere le persone dovrebbero, secondo me, contemporaneamente fare formazione e lavoro, non solo cercare la persona specializzata con quei requisiti particolari che difficilmente anche in un centro per l'impiego possiamo ottemperare a queste richieste. Mm. Quindi si parte dal presupposto che servono moltissimo incentivare i corsi di formazione già nell'ambito lavorativo. Quindi una persona che fa quel tipo di lavoro non è detto che debba fare sempre quel tipo di lavoro, perché sono convinta che anche nell'ambito dell'azienda si arriverà a tornare a fare, cioè, tutti i tipi di lavoro che esistono in quell'azienda. Perché se uno sta al computer non è detto che rimanga a fare soltanto l'amministrativo. Chi invece lavora meccanicamente un attrezzo, c'è la richiesta zero di quel tipo di lavoro. Allora l'azienda dice no, tu mi fai quest'altro perché la richiesta ce l'ho per quest'altro. Quindi, però se non viene formato a fare tutt'altro... Quindi parliamo di una formazione continua, sì, ok, per la riconversione. Varia. Ok. Devi e dire? Anche il fatto delle donne. C'era lui che mi... Sì, adesso non vorrei entrare nell'analisi degli over 50, non so se è un problema, probabilmente questo per paio anche con il discorso dei sistemi sbagliati di incentivi. Mm-hmm. Perché probabilmente le aziende, si potrebbe incentivare le aziende le aziende ad assumere persone che hanno superato una certa solidarietà
50, comunque over quel limite d'età che ci rendiamo conto sia quell'età problematica. Noi diciamo non stiamo però, noi non stiamo parlando della degli over 50, è la nostra l'eccessiva specializzazione. Che eccessiva specializzazione può essere anche, come dire, tutti quelli che escono dalle lauree umanistiche e che vogliono fare. Cominciamo a mettere questi. Allora, abbiamo detto formazione continua e incentivi alle aziende come risposta. Perché mi viene in mente anche un altro fatto? Sì. Criticando questo progetto, criticando il sistema di istruzione italiano che era considerato un sistema non eccessivamente specialistico, cioè che tendeva non a formare in maniera specializzata rispetto ad un determinato settore, ma che dava un sistema, diciamo, un'istruzione abbastanza generalista. E rispetto invece al sistema americano, che almeno si diceva, no? Che era sperimentato io, che l'avevo studiato io, che si diceva invece fosse molto più, diciamo, mirato rispetto a quelle che potevano essere le potenzialità del mercato, quindi tendeva a dare la specializzazione appunto alle persone che venivano fuori dal sistema. In realtà poi ad un certo punto gli americani, studiando questi due, trovandosi in difficoltà anche dal punto di vista occupazionale, probabilmente stavano studiando il sistema italiano perché lo ritenevano più idoneo invece a dare delle capacità di adattamento al lavoratore, più idoneo rispetto a quello che loro stavano sperimentando nel loro mercato, in cui l'eccessiva specializzazione portava poi ad una difficoltà da parte di chi non riusciva più a trovare un lavoro a riciclarsi, tra virgolette, ricollocarsi in altri settori produttivi. Noi abbiamo fatto il contrario, diciamo, nel senso loro. Infatti abbiamo parlato di mancanza di formazione specialistica. Quindi sta comunque in questo tema degli incentivi alle aziende, incentivi per assunzioni, incentivi per formazione. Ok. Se posso, chi è? Più che formazione per i formatori, i settori, cioè la scuola dovrebbe creare, quindi sviluppare competenze individuali in base ai settori differenziati che esistono. Quindi studiare un po' il sistema comunitario, il sistema sociale, quindi fare in modo che sviluppare le competenze nuove, ad esempio il settore ecologico, il settore agricolo, cioè far creare, sviluppare competenze individuali per settori specifici. Quindi che ritrovi nella green e l'energia, no? L'energia, il verde, eccetera. Cioè fare in modo, perché non, cioè, non l'errore, ma quello che si fa è bene dare a chi ne sa di più, giustamente ai formatori di formare, ma è bene dare a chi invece è disoccupato la possibilità contemporaneamente di guadagnare creando quello che lui stesso, no, da lui stesso si svilupperà. Non so se sono riuscita, è un po'. Come lo vogliamo? Sarebbe proprio sviluppare attraverso la scuola, no? Dare la possibilità dell'apprendistato nel, se deve essere in agricoltura, tipo l'agrario, la scuola agraria, nell'agricoltura, con competenze specifiche. Se uno mi deve fare l'albero, deve sapere l'altro come fare il seme. I soldi della formazione a questo punto li darei all'informatore e poi li ridistribuirei ai ragazzi, Quindi fare in modo che ognuno diventa competente nella sua materia, perché dare nella formazione, fare come si sta facendo finora, dare tutto nella formazione a chi è capace di formare, perché già comunque esiste come formatore, non va bene, perché comunque le persone. Quindi diciamo che possiamo sintetizzarlo con il fatto che questi incentivi, diciamo, che vengono dati per la formazione, invece di andare agli enti di formazione, diciamo alle scuole di formazione, vadano più direttamente a chi poi deve lavorare in quel settore, in modo che possa. Ok, allora come vogliamo scriverla questa cosa?
Perché questo creerebbe già occupazione. No, ma è chiaro. Quei pochi soldi che vengono dati passa sempre attraverso un sistema troppo burocratizzato. Io invece vedo proprio dentro i limoni di soldi dati a chi è che fa la dote formativa, una dote ok, già va meglio così, sì. Perché così mi crea poi l'occupazione, sviluppo effettivo, almeno. Allora la chiamiamo dote formativa, che in modo che venga data direttamente a chi poi ne usufruisce e possa utilizzarla per specializzarsi. Poi qui abbiamo messo anche mancanza di innovazione, eccessiva concentrazione in settori tradizionali. Quando abbiamo detto eccessiva concentrazione in settori tradizionali era più l'aspetto imprenditoriale, cioè che le imprese continuano a operare in settori tradizionali che sono sempre gli stessi più o meno, e quindi era anche collegato col discorso della mancanza di innovazione tecnologica, ma non solo, cioè in realtà settori nuovi non se ne stanno sviluppando. Ora, per affrontare questa problematica che genera disoccupazione, come si può favorire? È sufficiente anche qui parlare di incentivi, di formazione, o ci può essere qualche altra forma di intervento che favorisca l'innovazione, che favorisca la diversificazione imprenditoriale? La cooperazione. La cooperazione. La ricerca. La ricerca, quindi stimolare la ricerca, diciamo. Ci deve essere anche, diciamo, il modo per trasferire questa ricerca alle aziende, insomma, quindi possiamo fatta in sinergia tra la ricerca, l'università e le aziende, cioè fare dei partenariati in cui Invece Roberto diceva la cooperazione nel senso creazione di cooperative, sì, o cooperazione, diciamo, o cooperazione come collaborazione tra soggetti diversi. Quindi non so, non la cooperativa. Quindi è una collaborazione, diciamo, più che cooperazione. La collaborazione non è sempre bidirezionale, cioè nel senso di reciprocità. Certo, collaborazione ampia, insomma, anche tra soggetti diversi. Viene in mente qualche altra cosa in quest'ambito? Qualche azione specificamente rivolta a favorire la propensione imprenditoriale? Stiamo parlando di un'unità
qua, sì, investimenti, sì, infatti possiamo, questo possiamo. Non potrebbe fare il paio, cioè nel senso che l'accesso al credito potrebbe anche essere, potrebbe essere. La facilità di accesso al credito potrebbe anche stimolare la... E come si può favorire l'accesso al credito? Richieste. Le richieste delle banche per concessione di un credito, oppure stimolare appunto la presenza di coloro che investono sulle idee innovative, sui finanziamenti innovativi, appunto i venture capital. Ok, perché noi qui avevamo difficoltà di accesso al credito, vogliamo metterlo già direttamente qua, questi due possono essere anche abbastanza collegati, e stimolare il venture capital, tutti quanti sapete cos'è il venture capital? Tranne l'Agna. Sì? No. No. Vuoi spiegare un attimo cos'è il venture capital? Un'altra differenza importante è che mentre la banca presta soldi che tu poi devi restituire, invece il venture capitalist in genere diventa socio dell'iniziativa che finanzia, e quindi poi il suo guadagno è collegato non tanto con la restituzione di questi soldi, ma col fatto che l'azienda si sviluppa, e più si sviluppa più lui guadagna, finché diciamo non viene rivenduta sul mercato questa azienda, e lui riesce a guadagnare questa differenza tra quanto i soldi che ci ha messo all'inizio e il valore che l'azienda ha assunto. Quindi venture capital, diciamo, sono soggetti che si prendono dei rischi evidentemente molto superiori rispetto a quelli delle banche, perché, come dire, diventano a tutti gli effetti dei soci. Se l'azienda va male, perdono tutto anche loro, insomma, questo è... Diciamo, in Italia non è particolarmente diffuso questo strumento, non quanto diciamo nei paesi anglosassoni. Siamo passati qua, abbiamo visto un altro problema legato alla marginalità dei territori, legato al tema della delocalizzazione, costo del lavoro, gli incentivi ritornano pure qua, quindi... Qui abbiamo detto incentivi alle aziende per l'innovazione, ma anche per favorire formazione, eccetera, eccetera. Qui diciamo che ci sono degli incentivi sbagliati, ci sono degli incentivi concentrati su quelli che hanno meno di 25 anni, quindi torna un po' questo tema di lavorare sugli incentivi. Cosa vi viene in mente ancora come azioni che si potrebbero mettere in piedi per fronteggiare questi problemi? Come si può abbattere il costo del lavoro, evitare la delocalizzazione, rendere i territori meno marginali? Queste sono un'azione di marketing, tipo come la creazione di brand o interrelazioni tra più soggetti, tipo, se lì dobbiamo parlare di collaborazione, possiamo parlare anche di consorzi, così come progetto di comunicazione più efficace rispetto al sistema. Legato al territorio, dici tu? Quindi marketing territoriale. Sì. Ok.
Qualche azione per il discorso del costo del lavoro? Questo lavoro su flessibili così dei contratti. Com'è? La flessibilità dei contratti permette già un abbattimento del costo del lavoro. Però con una cooperativa, giustamente, potete abbattere notevolmente i costi del lavoro. Perché la cooperativa non paga i lavoratori? Di tipo B, tu paga un sacco di centimetri di caldo, no? Non proprio così tanti ormai. Però ti permette di buon lavoro, maggiore flessibilità. Stimolare il telelavoro potrebbe essere. Stimolare? Come modo per abbattere il costo del lavoro? Senso lato, diciamo. Pensate ovviamente sempre a delle cose concrete, delle cose che si possono fare, insomma. No, appunto. Posso? Sì. Mi veniva in mente una cosa, non so se è fattibile. Allora, credo che forse sarebbe, scusate, una forza incentivante per le aziende dello stesso territorio collaborare di più tra di loro. Quindi se c'è un'azienda che deve pubblicizzare per esempio un evento, una qualunque cosa, anziché fare i manifesti o la pubblicità a livello nazionale, iniziamo da quelle locali, quindi lo scambio tra aziende dello stesso territorio potrebbe essere questa collaborazione che abbiamo messo qui tra i vari soggetti del territorio, ovviamente ai vari licenziamenti, insomma. Ok, e questo torna il tema della collaborazione, questo lo possiamo mettere a metà, così come anche gli incentivi possiamo mettere a metà, quindi sviluppare e far crescere di più il territorio. Ok, poi sulla formazione specialistica, ne abbiamo già parlato diffusamente, l'abbandono scolastico, qualche idea per affrontare il problema dell'abbandono scolastico? Suggerisce di picchiare? Penso la didattica, il metodo di approcciarsi, poi potremmo dire più investimenti, che poi alla fine tratterebbe di dare più soldi, però questo significa che ovviamente diminuisce l'abbandono scolastico. Ma i ragazzi abbandonano fuori, perché non hanno, se può succedere, uno non ha interesse alla scuola, ma può avere e ha interesse a cose pratiche, quindi ad avere a che fare, ecco che mi discorso prima, se lo state anche nelle scuole, ad avere a che fare piuttosto a fare il meccanico, quindi alla parte pratica, ad imparare il mestiere. Per cui molti genitori dicevano il nostro problema è che noi vogliamo andare fino a che c'è l'obbligo, ma ecco perché va bene l'obbligo come apprendistato, cioè fare in modo che il ragazzo faccia, ecco perché parlavo di vedere quali sono le esigenze specifiche e individuali di ogni soggetto, in modo da cercare di strutturare un percorso lavorativo perché di lavoro, di studio perché di studio, cioè l'attenzione deve avvenire già dal basso. Quindi come lo vogliamo chiamare? Un percorso di scuola-lavoro? Sì. Anche l'integrazione tra la scuola e le aziende. Certo. Ok, mettiamo anche questo.
Okay. I servizi di orientamento come li possiamo migliorare? Scouting, insomma. Scouting. Un servizio di, cioè, appunto, la parola stessa, può mancare orientamento, può orientamento. Cioè, se si può, non c'è servizi. Cioè, al momento non ci sono o sono scarsi questi servizi di orientamento. Per far sì che ci sia un migliore orientamento, come possiamo fare? Cioè l'orientamento più, come dire, finalizzato a quello che sarà che non a quello che è. Scriviamo. Comunque magari quelle che sono le associazioni di categoria, che sono appunto le non so, la Confindustria piuttosto che altre associazioni, probabilmente hanno una visione molto più ampia di quello che è questa della lettura del territorio rispetto a quella che invece. Quindi non è più. Scriviamo, vediamo se possiamo sintetizzarlo come un orientamento finalizzato
maggiormente bisogni futuri. Sì. Ok. Allora mettiamo che l'integrazione del sistema di orientamento all'interno della scuola. Ok. Vediamo se ci viene in mente qualche cosa qui sull'area dei servizi. Abbiamo detto scarsi servizi di intermediazione, inserimento al lavoro degli soggetti svantaggiati, una carenza di servizi pubblici, scarsa accessibilità per i disabili, scarsa accessibilità ad internet e carenza di trasporti pubblici. Come ci vogliamo muovere qua? Comincio a metterlo più sopra nel frattempo. Fare? Sviluppare il diritto di cittadinanza, perché non tutti hanno le stesse pari opportunità, no? Mm-hmm. Ovviamente. Dice... Intanto partiamo da fare in modo che tutti sappiano cosa sia l'informatica a livello spicciolo, breve, elementare, in modo che tutti possano avere quel famoso accesso a, no? A quello che è il sistema. Quindi intanto il diritto di cittadinanza che non è consentito a tutti, non è vero che la legge uguale per tutti, perché a condizione che sempre, no? Che uno sia capace di imparare, che uno non sia ma l'informazione, stiamo parlando dell'informazione sui diritti di cittadinanza, cioè che bisogna che tutti sappiano che hanno determinati diritti. Ok. Ancora? Quindi il potenziamento degli stessi servizi pubblici in senso generale possono essere potenziati attraverso l'integrazione di servizi privati, la concessione di la privatizzazione di alcuni servizi. Visto che c'era anche il coso rosso, vabbè. Poi? Per consentire un diritto. È anche vero che forse
quindi le autorizzazioni, quindi il controllo sul rispetto. Io la politica, controlli sul rispetto delle norme. Discorso dei trasporti pubblici, la privatizzazione. Car sharing come sintesi di tutto. Su internet si può agire in qualche modo? Sull'internet libero, grazie. Eliminare la wifi. Proprio i terroristi. Per sapere chi si collega in quel momento. Eliminiamo queste password. Tutti devono pagare. Vabbè, quello che ci vuole il wifi pubblico, l'antenna della... Ma anche sul wifi pubblico si ci vuole la password. Sì, certo, però fai una semplice richiesta, credo qui in piazza, fai wifi... Che sì, veramente. Che c'è rimasto appeso questo? La politica. L'area politica. Qui abbiamo detto aumento dell'età lavorativa, scelte politiche sbagliate e mancanza di visione strategica sul turismo. Scelta politica quella di aumentare l'età pensionabile. Alla fine non tanto. No, perché poi appunto stimolare la guerra potrebbe essere una soluzione al problema. Può essere. È una. Come si può fare a far sì che non si commenti, che la politica non... Come? C'è chi? No. No,
però focalizziamo un attimo il fatto che noi stiamo parlando di un progetto che stiamo, diciamo, costruendo noi, quindi dobbiamo pensare a delle cose che possiamo fare concretamente nell'ambito di questo progetto. Ampliare? Una, tutti i rappresentanti che siano a dire che cosa. Una maggiore partecipazione alle decisioni, questo può essere una cosa che si può favorire. Ok. Ah, l'ha detto Roberto. Ci tiene lui. Qualche cosa che si può fare, diciamo, concretamente su, sul discorso della, della visione strategica del turismo? Sta visione strategica del turismo alla fine che è sbagliata, come, come la vogliamo aggiustare? Non c'è proprio, ancora peggio. Allora, mancanza di visione. Allora, questo è sempre giusto per la dottoressa riguardo alla visione ottica del settore turistico. E come si può ovviare a questa miopia? Quindi bisogna, diciamo, strutturare un prodotto articolato per... un pasto che è il primo, secondo contorno, oggi ma io non è che ti voglio tagliare per forza, la strutturare un percorso articolato, un turismo più articolato. Turistico più strutturato, più complesso, completo, più articolato. Che si aggancia al marketing territoriale, sì, certo, si può anche agganciare al marketing territoriale. Stimolando la collaborazione tra i soggetti che fanno ovviamente la partecipazione alla cosa. Per quanto riguarda le pensioni, senza andare. Quanto riguarda l'aumento dell'età lavorativa, senza andare, diciamo, a inventarsi azioni, nuove leggi, diciamo, ma ci può essere qualche cosa che si può fare, si può sperimentare per verificare, per valutare se qual è, cioè, come si può agire su questo invecchiamento dei lavoratori.
Andiamo avanti. Cioè, per pensare a qualcosa che disincentivi, no, che disincentivi la permanenza. Anche, che, anche qualcosa che possa disincentivare la permanenza. Alla fine, diciamo, il, come dire, l'aumento dell'età pensionabile è legato al fatto che hai, per raggiungere, diciamo, il pieno, la piena fruizione, diciamo, dei tuoi livelli contributivi, rimani lì fino a, a un'età molto... Ci può essere qualche cosa che può stimolare il fatto che il, uno vada in pensione anche se non ha ancora raggiunto il massimo che può ottenere? Però è un fatto, diciamo, è un intervento sulla legge, noi dobbiamo stare un po' più terra terra, dobbiamo magari fare una sperimentazione che poi... Cioè? Favorire un'attività alternativa, diciamo, potrebbe essere, perché no? Non creare ostacoli burocratici o un operaio che va a fare il contadino e potrebbe essere il famoso percorso, quindi no, quelli che fanno quello che stanno facendo, rimanendo comunque nel loro lavoro, nel loro settore, loro fanno accompagnatori nel percorso di inserimento di quelli. No, lei dice che quelli che lavorano praticamente, che sono prossimi alla pensione, anziché continuare a lavorare nel fare il loro lavoro normale, accompagnano quelli che entreranno, diciamo, nel, in quel lavoro, quindi si sovrappongono queste, queste due figure, magari quelli che stanno a scuola e che devono fare un percorso, è così, no? Che devono fare un percorso di inserimento al lavoro, vengono accompagnati da quelli che stanno per uscire dal, dal lavoro. Come la vogliamo chiamare sta cosa? Tutoraggio. Chiamiamo come un tutoraggio per i nuovi ingressi nel mondo del lavoro. E noi abbiamo un bel po' di materiale. Abbiamo già un bel po' di materiale. Allora, mo qua dovremmo, mi servirebbe un muro più grande, ma insomma, allora, se voi prendete... non mi sa che non si attaccano lassù. Allora, lavoriamo un po' di immaginazione. Più o meno, capite perché si chiama albero dei problemi e albero delle decisioni, no? Perché le varie ramificazioni che vengono a strutturarsi. Allora, noi adesso abbiamo individuato un problema, disoccupazione, abbiamo individuato una serie di cause di questo problema, la mancanza di servizi, una politica, insomma, non proprio ottimale, carenza di investimenti, incapacità di attrarre risorse, diciamo, nei vari settori, e una formazione non valida. Questi problemi sono, diciamo, dei problemi, chiamiamoli di secondo livello, che sono le cause che generano il problema principale che avevamo individuato. A questo punto però abbiamo detto che il nostro obiettivo è quello di risolvere questo problema individuale. Quindi
il problema che avevamo individuato diventa l'obiettivo del nostro progetto, quello che nel vostro disegnino viene individuato come obiettivo generale. Quindi obiettivo generale del nostro progetto è risolvere i problemi occupazionali nel Salento. Per arrivare a risolvere questo dobbiamo agire però sui problemi di secondo livello che avevamo individuato, che divengono per noi quelli che lì sopra sono individuati come obiettivi specifici. Quindi il nostro obiettivo specifico diventa quello di generare dei servizi più efficienti, una politica migliore, dei maggiori investimenti, favorire l'attrazione di risorse e generare dei percorsi formativi più efficaci. E sono appunto quegli obiettivi specifici, quindi nel secondo quadratino che è sulla vostra tabella. Poi a questo punto però abbiamo, diciamo, completato, come dire, la fase di analisi e di individuazione dei problemi e degli obiettivi che ci vogliamo porre. Siamo andati come dire, a declinare questi obiettivi per capire che cosa vuol dire, ad esempio, creare dei migliori servizi. Quindi obiettivo, focalizziamoci su questo, il secondo obiettivo specifico, migliorare il livello, la qualità, l'efficienza dei servizi nel territorio del Salento. Che cosa vuol dire? Vuol dire migliorare i servizi di intermediazione, l'accessibilità a internet, quindi trasformiamo tutto quello che abbiamo visto in un'ottica negativa, lo trasformiamo in un'ottica positiva e diventa la declinazione dell'obiettivo specifico che noi stiamo costruendo. Come andiamo ad affrontare questi obiettivi? Attraverso delle azioni che abbiamo costruito, che diventa l'ultimo quadratino della prima colonna della vostra tabella, le cosiddette azioni progettuali. A seconda poi delle risorse che il bando ci mette a disposizione, noi possiamo darci, come dire, delineare dei risultati concreti a cui vogliamo aspirare. È chiaro che se noi abbiamo risorse limitate, che il bando è un bando di 50.000 euro, non potremo, diciamo, lavorare su tutte queste cose, ne dovremo scegliere una e forse soltanto un pezzo di una. Allora, che ne so, se il tema è quello di lavorare sul migliorare i servizi, magari con 50.000 euro possiamo provare a fare una sperimentazione per eliminare dentro un'area ben definita le password e vedere cosa succede. Se invece abbiamo a disposizione risorse molto maggiori, allora potremo probabilmente pensare anche a sviluppare dei sistemi di controlli sulle norme, potremo lavorare sulla informazione a più ampio raggio rispetto ai diritti di cittadinanza. Quindi a quel punto la costruzione dei risultati che noi ci aspettiamo e delle azioni attraverso le quali raggiungere questi risultati è legata alle risorse che abbiamo a disposizione. Quindi a questo punto noi abbiamo, come dire, completato la prima colonna del quadro logico ed è in effetti tutto quello che ci serve per costruire il nostro progetto. Abbiamo tutte le informazioni che ci servono per costruire il nostro progetto. Tutto il resto, diciamo, del progetto è complementare a questo. Cioè, una volta che noi abbiamo chiaro lo schema dell'obiettivo macro, dei singoli obiettivi specifici e di che cosa questi vogliono dire, di come possiamo agire per raggiungere questi obiettivi, delle risorse che abbiamo a disposizione e quindi quali risultati ci proponiamo, evidentemente abbiamo, come dire, completato il progetto. Poi nella vostra tabellina trovate indicato una... Non so se avete domande, se è chiaro questo. Chiaro. Nella seconda colonna vedete che si parla in termini, diciamo, oscuri, di indicatori obiettivamente verificabili, perché in effetti
e questo si applica praticamente a ciascuna delle colonne. Noi dobbiamo essere in grado, nello scrivere il progetto, di dimostrare in maniera oggettiva che stiamo perseguendo quell'obiettivo che abbiamo descritto. E quindi dobbiamo, se l'obiettivo è generale, è risolvere il problema della disoccupazione del Salento, noi ci dobbiamo costruire un indicatore che ci consente di dimostrare che stiamo raggiungendo quell'obiettivo. Allora, che ne so, l'indicatore può essere il tasso di disoccupazione alla fine dell'anno della provincia di Lecce. Dove andiamo a misurare, a trovare questo dato? Il dato Istat che viene pubblicato con una certa cadenza periodica, e quindi noi andiamo a costruirci per ciascuna delle azioni che facciamo, per ciascuno degli obiettivi, l'indicatore che ci consente di misurarlo. Diciamo che è una cosa che dà molta credibilità a un progetto di questo genere e quanto siano oggettivi ed effettivamente misurabili questi indicatori. Cioè, noi non dobbiamo cercare di, quanto più possibile, di tradurre in fatti misurabili, quindi quantitativi, anche delle azioni che ci sembrano assolutamente, cioè misurabili solo da un punto di vista qualitativo e mai traducibili in numeri. Quanto più riusciamo a tradurre in maniera oggettivamente misurabile le nostre azioni, tanto più il progetto è credibile e tanto più sarà anche apprezzato a livello di commissione. Prendiamo per esempio, che ne so, stimolare la collaborazione tra i soggetti, che è un'azione che abbiamo messo qui perché andava bene sia in quest'area che in questa. Ora, stimolare la collaborazione tra soggetti, quale può essere un indicatore che ci consente di verificare che la nostra azione sta effettivamente stimolando la collaborazione tra i soggetti? Parlavamo, correggimi se sbaglio, parlavamo di una collaborazione abbastanza ampia tra soggetti anche diversi, enti pubblici, aziende, poi scuola, poi università, centri di ricerca, no? Tutti quelli che possono essere soggetti che si trovano nel territorio salentino e che possono, in questo caso ragionavamo su favorire l'attrazione di investimenti nel territorio. Al momento della partecipazione, cioè, nel momento in cui si partecipa, ci sono tutti. Ad esempio, cioè, come facciamo a misurare l'aumento della partecipazione? Tra collaborazioni, quindi tra enti diversi, tra soggetti diversi, il numero degli incontri che normalmente vengono effettuati da quei soggetti. Cioè, poiché non c'è niente, qualunque cosa è un miglioramento. Quindi l'indicatore può essere i tavoli di concertazione, madonna mia, cosa terribile. Le associazioni di imprese che si creano, sono due imprese che si aggregano per accedere al finanziamento, che prima lavoravano con le commissioni d'oro, adesso invece si sono unite, la Regione Puglia che recentemente ha fatto delle bandi di concorso. Per le reti. Per le reti che danno maggiori soldi alle imprese che si consolidano. Cioè, invece di finanziare con il 40%, le imprese si consolidano e finanziano il 60%. Cioè, dove scriverlo? Scriviamo qua.
Allora, quindi un aumento, quindi diciamo il numero di partenariati tra soggetti diversi. Invece la tua? Tavoli di numero di tavoli di concertazione. Come, cioè, dove andiamo a trovare un dato oggettivo che ci consente di misurare il numero di tavoli? Cioè, io posso anche dire ok, ne abbiamo fatti 10, in realtà non li abbiamo fatti. Come posso, che si sono create un certo numero di partnership tra le aziende, ma in realtà non ci sono. Vabbè, aspetta, sentiamo un attimo. Salendo in bus ha aumentato il numero di biglietti venduti del 5% in quest'anno. Questo è il numero di biglietti. Questo è interessante perché dice lui il... Esatto. Diceva anche l'aumento dei biglietti venduti dei mezzi pubblici di trasporto può essere un indicatore delle maggiori presenze turistiche, che può essere un elemento su cui ragionare, cioè molto spesso possiamo trovare un indicatore indiretto, non necessariamente proprio collegato alle presenze alberghiere piuttosto che alla presenza nei ristoranti, ma possiamo trovare anche un indicatore indiretto che ci dà un'informazione. Se nel mese di agosto, come serie storica degli ultimi 3 mesi di agosto, si rileva un aumento di biglietti venduti su determinate tratte del Salento, molto probabilmente vuol dire che c'è stato un aumento di presenze turistiche, di turisti che hanno utilizzato quei... Prendiamo un altro come esempio. Diciamo che stiamo partecipando a un bando, abbiamo fatto un mese.
cerchiamo di selezionare soltanto, decidi di portare avanti unicamente l'attività di turistica. Come si terrebbe l'albero del quello di cioè, sì. Sì, allora diciamo. Allora facciamo una cosa, lo stacco, giriamo questo qua. No, ti preoccupare. Sempre questi due. Vediamo se si attaccano qua. Questo era qua. La collaborazione, dove stava la collaborazione? Qua. Ok, allora. Però non c'entra col turismo. Allora, diciamo che la possiamo costruire così. Se il nostro obiettivo generale è la disoccupazione, a questo punto la stiamo concentrando nel settore del turismo. Il tema è disoccupazione in generale, però noi abbiamo deciso di focalizzare nel turismo, quindi mettiamola così, turismo del Salento. A questo punto, poiché una delle cause che genera questa disoccupazione nel campo del turismo salentino deriva dalle scelte politiche che hanno una scarsa visione strategica, e abbiamo detto che per rispondere a questa scarsa visione strategica può essere utile strutturare dei prodotti turistici completi. Uno di questi prodotti turistici completi potrebbe essere quello legato all'utilizzo degli immobili disponibili nel comune di Galatina, di due immobili, no? Sì. Quindi di due immobili che sono disponibili, separati fisicamente nel comune di Galatina. A questo punto possiamo costruire delle azioni concrete, cioè che cosa ci vogliamo fare in questi immobili? E vediamo che idee vengono fuori.
Di che tipo? Cioè, lui intende il vitto alloggio, giusto? Ricettiva in questo. No, dico. Ricettiva è abbastanza ovvio che si possa essere vitto alloggio, ma dico rivolta a chi. Diciamo che quando noi entriamo poi nel merito specifico di insomma di azioni così concrete, no? Che abbiamo un caso molto pratico, concreto, due immobili del Comune di Galatina disponibili, diciamo che dovremmo imparare poi a utilizzare quest'altro strumentino che a questo punto vi distribuisco così riuscite anche a vederlo. Questo è diciamo un altro strumento che è idoneo soprattutto quando c'è una da costruire un'iniziativa di tipo imprenditoriale, di tipo insomma come quello di cui stiamo ragionando. È chiaro che se il progetto di cui abbiamo parlato fino adesso è un progetto che non ha questa dimensione imprenditoriale, molte delle informazioni che sono qua non servono, non vi verranno richieste. Però se invece ragioniamo in un'ottica poi di creazione di una impresa cooperativa o che sia, è necessario entrare un po' nel merito di questo schema, che diciamo il disegnino serve ad avere in un'unica visione tutte le informazioni che sono necessarie per poter capire se la nostra iniziativa imprenditoriale è valida o meno. Allora, per capirci, noi dobbiamo innanzitutto capire qual è l'oggetto dell'attività che vogliamo andare a costruire, e nel momento in cui saremo in grado di inserire, diciamo, delle informazioni in ciascuna di queste caselle, vuol dire che abbiamo chiaro il servizio, il prodotto che vogliamo andare a costruire. Allora, cominciamo a focalizzarci sulle attività chiave. Allora, abbiamo detto che cosa vogliamo fare di questi immobili. Struttura ricettiva turistica. Esatto. A chi ci rivolgiamo? Giovani e famiglie giovani, massimo. Io direi giovani. No, perché bisogna mettersi d'accordo. Sia più una struttura che può essere rivolta ad un pubblico giovane,
Allora, allora due. Perché se avessi una certa età dovessi andare direttamente al bagno, non c'è un problema, che disturba tutti quanti. Quindi giovani anche per questo. Allora, due cose che diceva Giuseppe, e mi pare che hai detto una ventina di posti letto prima. In tutto, nelle due. Tra le due strutture. Anche se qui sono tre camere, in una ci sono. Facciamo due, quindi due. Stiamo ragionando. Sei, 12, in questa struttura ci sarebbero 12 posti letto. 12 posti letto, ok. Allora, innanzitutto, quando nel vostro disegnino trovate risorse chiave, noi dobbiamo capire questi elementi. Questo è un elemento importante, quello. Vabbè. Certo, tutto quello che a questo punto diventa un elemento, diciamo, della gestione della vostra attività è importante. Ci sono attualmente 15 posti letto, 3 dei quali devono però essere riservati. Chiamiamola, mettiamo qua. Allora, la nostra attività, abbiamo detto, è una struttura ricettiva turistica. Le risorse che ci sono a disposizione sono 12 posti letto con i bagni esterni. Sto parlando solo di una. Sì, sì, a questo punto decidiamo se le vogliamo fare tutte e due o una sola. Ok, allora concentriamoci su questa che si può utilizzare immediatamente, che è un'altra. Che è un'altra struttura già ristrutturata. No, un'altra struttura già ristrutturata. Quindi questa struttura è già agibile, già utilizzabile, e la mettiamo in un. Cioè, dobbiamo capire quali sono le risorse che abbiamo a disposizione. La struttura con 12 posti letto, questi posti letto però hanno i bagni esterni. E c'è, abbiamo detto, un comodato del comune. Sì, la struttura, l'opportunità è che la struttura sarebbe ceduta in un comodato gratuito da parte del comune. Ok. Gratuito, sì, a fronte però della disponibilità data al comune di 3 posti letto all'interno della struttura stessa. Quindi diciamo di quei 12 posti, 3 sono riservati all'utilizzo del comune, quindi non sono più. Per adesso mettiamo qua anche il fatto che la struttura è data in comodato d'uso gratuito. Ok, quindi diciamo nel cuore, il cuore del vostro disegnino, abbiamo detto che c'è l'attività, è quella di una struttura turistico-ricettiva, le risorse che abbiamo a disposizione sono queste qui, a questo punto 9 posti disponibili, perché 3 vanno riservati al comune, la struttura è già utilizzabile, i bagni sono esterni, la struttura è data in comodato gratuito. Colleghiamoci un attimo col discorso che facevamo prima. Quando parliamo di strutturare un prodotto turistico completo utilizzando, a questo punto abbiamo detto, un immobile, quindi non sono più due, questo immobile, il fatto che noi ci mettiamo dentro, cioè facciamo una struttura turistico ricettiva, è un prodotto turistico completo che risponde all'esigenza che dicevamo prima. Che cosa ci possiamo mettere vicino per renderlo un prodotto turistico completo? Potremmo dei servizi turistici. Tipo? Nel senso, potremmo organizzare, potremmo offrire dei servizi di guida turistica. Mm-hmm. Potremmo offrire dei servizi di ristorazione. Dovrebbe adesso il nostro target o la struttura dei servizi che andiamo a
Mm-hmm. Dovrebbe tenere conto del fatto dei servizi che diciamo, in genere sono richiesti da un tanto di che abbiamo detto sono i giovani. Ok. Giovani che vuol dire? Cioè sono giovani 0-15 sì, anni? Facciamo 42 così entro pure io. Siamo... Ma maggiorenni. No, c'è differenza se poi sono minorenni. In realtà, Marco, scusami, per qui naturalmente l'analisi mentale è un'analisi molto complessa, certo. Usando degli elementi soltanto di carattere demografico che probabilmente sono anche limitativi, perché potremmo anche utilizzare altri sistemi di identificazione del target sulla base di stili di vita piuttosto che di approccio al turismo e tanti altri. Concentrarsi su target diversi, tipo chi ama andare in bicicletta, quindi fare in modo che diventi una persona. Concentriamoci. Cioè, noi qua dobbiamo. Voi avete una certezza. Avete una certezza che è questo immobile. Allora, uno stile di vita, allora prendiamo in genere una persona tendenzialmente giovane, anche in famiglia, anche con figli, però che ama. Sono attenti alla spesa, vuol dire preferiscono spendere poco, insomma, quindi certo. Io vorrei aggiungere gruppi di giovani, cioè non parliamo di singoli individui. No, questo avevano detto, gruppi, famiglie, sì. Allora io comincio a mettere che questi giovani devono essere di classe medio bassa, non troppo alta, diciamo medio bassa, e che hanno un interesse per i centri storici come. Cioè non sono turisti, non c'entrano col turismo. Perché una persona con un'emergenza abitativa che ha subito gravi violenze non andrà in un luogo in cui c'è gente che si diverte. Brava. Sì. Sicuramente il comune non sarà d'accordo con questo progetto. Perché una donna violentata non andrà in un ostello per la gente. Però se non sbaglio c'è una struttura... Io non so che cosa vi state dicendo, però l'interesse del comune è andare... No, la cosa che dice, come ti chiami? Donatella. La cosa che dice Donatella è giusta, e anche se il comune vi dicesse di sì, se non ponesse il problema ve lo dovete porre voi. Cioè, a questi giovani 18-40 anni di classe medio-bassa che hanno un interesse per i centri storici, vogliono spendere poco, eccetera, fa piacere poi... che nella stessa struttura
ci siano delle persone che possono avere problema di violenza, problema di disabilità, problema, non so, di tossicodipendenza. Potrebbe, anche se il comune non dovesse porre nessuna vincolo, ragionando dal punto di vista del vostro cliente, potrebbe essere un problema? Si potrebbe pensare che poiché sono clienti di questo tipo, cioè giovani eccetera eccetera, magari non è un problema? Oppure invece lo è? Questa è una scelta. Se voi prendete il fogliettino, allora vedete che sul lato destro c'è, diciamo, tutto ciò che serve per costruire l'offerta. Quindi per costruire l'offerta a voi serve individuare cosa volete fare, quali sono le risorse che vi servono per farlo e chi possono essere i partner che vi aiutano a farlo. Dalla parte invece di sinistra ci sono, diciamo, la domanda del vostro servizio, cioè chi sono i vostri clienti, come arrivate ai vostri clienti, quindi attraverso quali canali arrivate ai vostri clienti e che caratteristiche hanno questi clienti. Al centro c'è il valore che offrite, cioè perché si traduce in perché questi clienti si vengono a comprare il vostro servizio, la vostra ospitalità turistica. Allora, nel individuare il valore, quello che diceva Donatella è molto importante, perché il fatto che ci siano degli ospiti che hanno un certo tipo di caratteristiche può diventare un elemento di valore negativo per il vostro cliente ed è una cosa su cui bisogna ragionare. Potrebbe anche essere un valore positivo, nel senso che ne so, si può immaginare che una tipologia di cliente come questa possa essere propensa ad andare in un posto perché sa che andando in quel posto contribuisce a dare alloggio e ad aiutare delle persone che possono avere un certo tipo di difficoltà. Allora, una volta che voi avete individuato chi è il vostro cliente e quali sono le sue motivazioni, potete costruire, diciamo, l'offerta sulla base di questo e quindi magari sottolineare il fatto che andando lì contribuisce a dare un alloggio, un'assistenza. Però questo va evidentemente costruito conoscendo a chi volete andare a vendere il vostro servizio. E quindi ovviamente il primo elemento che vi suggerisco di analizzare è proprio questo. Ora però l'analisi di questo del cliente, chiamiamolo così, farla attraverso statistiche può essere pericoloso. Perché se voi andate, come diceva prima Roberto, ci sono gli APT che hanno osservatori sul turismo, che hanno i dati statistici e così via. Voi potete conoscere, quando diciamo funzionano l'APT, potete conoscere in provincia di Lecce quali sono i flussi turistici. Se le cose sono fatte bene, avete una ripartizione di questi flussi turistici per età, per periodo dell'anno, forse per provenienza geografica, difficilmente, anzi, insomma, mai
avete informazioni su quelle che sono le loro motivazioni, su quello che loro cercano quando vengono in sala, e non riuscite a distinguere dalla statistica degli enti ufficiali se io sono venuto in Salento e ci sono rimasto una settimana perché sono andato al mare, oppure perché ho visitato il barocco salentino, oppure perché ci sono venuto perché mi piace l'olio extravergine di oliva. Questo tipo di informazione invece per voi diventa importante, altrimenti non riusciamo a capire se gli dà fastidio o meno che ci siano quelle persone dentro. E il fatto che io magari abbia preso l'albergo sul mare non vuol dire che io poi abbia preso l'albergo sul mare perché voglio andare al mare, può essere un indicatore, ma può essere benissimo che io abbia fatto base lì, ma in realtà poi abbia fatto tutt'altro. Quindi bisogna riuscire a conoscere le motivazioni per farvi capire, insomma, lo studio attraverso le statistiche è un po' come se uno si mettesse sopra una torre e guardasse quello che succede in una piazza. Ovviamente voi vedete gente che si muove, si sposta, ma non capite perché quella gente si sposta da un posto all'altro. Se invece scendete nella piazza e cominciate a chiedere a queste persone perché si muovono, avete un quadro meno ampio di quello che sta succedendo, ma più profondo, che è quello che vi serve di più. Adesso, come si può fare a fare questo tipo di approfondimento? Diciamo che quando ero giovane io non c'era molto da fare, perché bisognava necessariamente andare a chiedere alle persone caso per caso. Infatti io, quando ho fatto la tesi di laurea, andai a intervistare tutti quelli, io la feci sull'agriturismo che all'epoca stava appena nascendo, e andai a intervistare tutti i proprietari di agriturismi della Campania chiedendo: ma chi viene da te, perché viene da te, che cosa gli offri, quanto tempo si ferma, quando sta da te di che parlate, tutta una serie di informazioni. Dopodiché feci anche una serie di interviste su quelli che stavano lì e raccolsi una serie di informazioni necessariamente però limitate, perché non è che potevo stare in giro. Oggi fortunatamente ci sono molte più possibilità di raccogliere questo tipo di informazioni. C'è chi le ha raccolte, c'è la possibilità di andare, che ne so, sui gruppi di discussione che ci sono sui vari social network e vedete di cosa parlano. Ci sarà sicuramente un gruppo di discussione Salento cuore mio, e voi andate lì e seguite, diciamo, la discussione per capire questi di cosa parlano quando parlano delle loro vacanze in Salento.